Grazie mille, grazie a Valentina e a Sonia. Rimaniamo nella zona di Modena. Nel prossimo talk, Angela Pacillo delle Biblioteche Comunali e Archivio Storico del Comune di Modena ci parlerà del progetto del nuovo portale. E c'era, come dire, un bisogno informativo dover soddisfare, perché dovevano, come dire, dovate rivedere il sito per andare a soddisfare i bisogni dei cittadini che devono accedere ai servizi offerti dalle biblioteche e l'archivio storico. E quindi un'attenzione, diciamo, in questo. C'era curiosità anche verso le linee guida di Agid, e insomma, quindi anche. E anche obblighi, e insomma, vediamo quindi com'è andata questa storia. Allora, ecco, prego Angela. Grazie a voi Direct Turtle per l'invito e grazie anche per tutto il lavoro di formazione che avete fatto con noi, perché noi siamo tra i fruitori dei corsi di cui Nicola parlava prima, questi corsi trasversali che hanno coinvolto un po' tutti quanti i colleghi e che ci hanno permesso intanto di familiarizzare un po' con le linee guida che non erano proprio il nostro pane quotidiano, essendo bibliotecari e archivisti, come dire, il nostro lavoro era un po' da un'altra parte, però è ovvio che anche noi abbiamo bisogno di comunicare con la nostra utenza e la scelta quindi di Io Comune ci ha indubbiamente dato la possibilità di ragionare di un cambiamento proprio totale dei nostri siti. Parlo al plurale perché, come vedete, io sono qui in rappresentanza di Biblioteche Comunali di Modena, ma anche dell'Archivio Storico del Comune di Modena, che sono due istituzioni culturali che nel tempo hanno avuto vita propria, direzioni diverse e anche siti diversi. Nell'ultimo periodo le due istituzioni culturali sono state invece raggruppate sotto un'unica direzione e dobbiamo quindi proprio a Deborah D'Ameri, che è la nostra direttrice, l'idea di aver pensato che questa fosse l'occasione perché i due istituti dialogassero con una sola voce attraverso un unico sito con i nostri utenti. Utenti che abbiamo deciso di mettere subito al centro. E, ci siamo proprio ispirati allo user-centered design e abbiamo cominciato a pensare che i nostri utenti non fossero semplicemente davanti ad una vetrina nella quale noi ci raccontavamo per quello che siamo o per quello che vogliamo far sapere al pubblico, ma che dovessimo proprio capovolgere il nostro punto di vista e guardare loro per primi. Quindi, l'abbiamo fatto in qualche maniera prendendo una prima decisione strategica. Che cosa fare di questa convivenza tra le due istituzioni culturali? In qualche caso avevamo visto che erano stati creati dei mini siti e quindi era stata creata una sorta di piccola nicchia nel quale mettere l'una o l'altra delle istituzioni. In altri casi erano semplicemente delle voci che si differenziavano all'interno del sito, da un lato le biblioteche e dall'altro l'archivio. Il titolo la dice lunga, noi abbiamo deciso di essere delle istituzioni alla pari e quindi di presentarci in maniera trasversale all'interno del sito per i nostri utenti. Abbiamo scelto di avere comunque due URL che rinviano al medesimo sito, questo per accompagnare gradualmente i nostri utenti che erano abituati a due siti diversi, a due mondi diversi, verso questo nuovo percorso che ci vede insieme e ci vede insieme con uno scopo ben preciso, quello proprio di fondere i nostri utenti ma anche di ampliare potenzialmente, come dire, raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto a quello che avevamo in precedenza come istituzioni singole. E abbiamo cominciato a pensare a cosa poteva interessare i nostri utenti, quindi anziché avere le solite voci, servizi piuttosto che catalogo, eccetera, eccetera, che sono un po' tipici
dei portali che hanno a che fare con le istituzioni culturali, noi abbiamo pensato che fosse giusto impostare la barra di navigazione in maniera molto molto semplice, con dei messaggi molto chiari, degli inviti più che dei messaggi. Noi invitiamo i nostri utenti a visitare i nostri spazi, a esplorare i contenuti, a scoprire dei servizi, ma anche a partecipare direttamente alle nostre attività, oltre che naturalmente a utilizzare i numerosi servizi online che noi abbiamo. E per farlo abbiamo cominciato a focalizzare la nostra attenzione in primis sull'home del sito, che è chiaramente il primo passo per avvicinare gli utenti alle nostre realtà. Ci siamo chiesti che cosa serviva a loro prima che cosa ci tenevamo noi a mettere in evidenza, e agli utenti, indubbiamente quelli delle biblioteche, interessa in particolare il nostro catalogo. Il nostro catalogo è chiaramente su un altro sito, il portale si chiama Bibliomo, però abbiamo appunto scelto di avere qui la possibilità di interfacciarci direttamente, come diceva prima Nicola, questo è assolutamente adesso possibile con Plone, di interfacciarci con il nostro catalogo, quindi le ricerche possono cominciare direttamente all'interno del sito. L'altro elemento fondamentale è il calendario delle nostre iniziative, perché è quello che interessa maggiormente gli utenti. Qui lo proponiamo in una maniera piuttosto sintetica, che era quello che ci veniva chiesto anche in passato. Quindi andiamo a dare agli utenti la possibilità di vedere in parallelo le iniziative di tutte le biblioteche. Le biblioteche comunali di Modena sono composte da una biblioteca centrale, che è la Biblioteca Delfini, ma hanno poi anche 3 biblioteche decentrate e vari punti di lettura. Quindi all'interno di questo calendario confluiscono tutte queste iniziative insieme a quelle chiaramente dell'archivio storico. Le principali possono anche essere selezionate attraverso un apposito filtro. Abbiamo pensato che in home un richiamo anche alla newsletter e quindi un invito a seguirci attraverso un altro canale fosse utile, così come fosse utile a colpo d'occhio avere una mappa in cui vedere immediatamente dove siamo e come raggiungerci. A dimostrazione che per i nostri utenti sono proprio gli eventi la parte più importante a livello di informazione, abbiamo fatto una duplice scelta. Gli eventi scorrono in uno slider nell'home e qui mettiamo in evidenza quelli più ravvicinati come tempo, quindi i 5 che si avvicinano immediatamente al momento in cui si guarda il sito, ma al tempo stesso abbiamo in partecipa alle attività, alla sezione eventi, dove noi andiamo ad inserire in continuità tutti gli eventi man mano che vengono chiaramente programmati e fissati. Quindi queste sono delle pagine a volte anche più lunghe, sono 2-3 pagine, e abbiamo scelto di metterci anche un piccolo motore di ricerca che permettesse di volta in volta di individuare date, luoghi e tipologia di iniziativa immediatamente anche agli utenti. Quali sono i nostri spazi? Ecco, qui abbiamo cercato di fare veramente un grande sforzo, perché come bibliotecari e come archivisti abbiamo chiaramente un background anche linguistico abbastanza forte da superare per poterci mettere dal punto di vista di un utente che non è uno specialista della materia. E quindi quando siamo andati a mettere giù le schede descrittive dei nostri luoghi, lo abbiamo fatto con delle descrizioni sempre molto sintetiche, con degli elenchi puntati che dessero subito conto degli elementi di maggiore interesse che ci sono nelle biblioteche, particolare attenzione alla tabella con gli orari, che è la cosa che interessa di più. Abbiamo puntato anche molto sulle immagini, creare in qualche maniera un feeling con gli utenti anche attraverso dei piccoli scorci di quello che accade dentro le biblioteche.
e abbiamo fatto anche lo sforzo di accompagnarli verso una semplificazione di quello che è il nostro linguaggio, vi faccio l'esempio, quello biblioteconomico, perché come voi sapete sicuramente in quanto frequentatori di biblioteche, nelle biblioteche il patrimonio è tutto organizzato secondo una specifica classificazione per materia che va sotto il nome di classificazione Dewey e che prevede appunto una serie di codici numerici che permettono di individuare i settori del patrimonio. Ora, comunicare tutto questo in una maniera troppo tecnica non andava bene, quindi abbiamo cercato di essere più friendly possibile. Abbiamo invitato quindi i nostri utenti, e nel testo del sito potete vederlo, a scegliere un libro di saggistica, a scegliere la materia che può essere di loro interesse e farsi accompagnare da questi piccoli codici. Abbiamo evitato quindi di usare la terminologia più specifica che invece solitamente ci accompagna. A dimostrazione di come il sito sia stato impostato in maniera molto trasversale, qui vedete che i contenuti non sono distinti tra biblioteche e archivio, ma al contrario sono elencati per tipologie, e quindi si scopre andando all'interno delle varie schede che cosa tiene l'una istituzione piuttosto che l'altra. In particolare la nostra speranza è quella di orientare sempre più gli utenti che arrivano su questo sito verso i patrimoni più specifici, che sono quelli dell'archivio storico e della Biblioteca Poletti. La Biblioteca Poletti è una delle nostre biblioteche specializzate in storia dell'arte e dell'architettura, quindi ha un patrimonio indubbiamente molto più specifico a cui non tutta la cittadinanza riesce facilmente ad arrivare. L'idea è stata quindi quella di mettere insieme i fondi più particolari e più significativi che la biblioteca possiede, come vedete, con delle piccolissime descrizioni, andando ad evidenziare alcuni caratteri, andando a fare dei link magari alle biografie che si possono trovare su enciclopedie online, in particolare abbiamo usato la Treccani, e anche qui abbiamo puntato molto sulla suggestione visiva, quindi abbiamo inserito al di sotto di tutte le pagine queste foto ritagliate volutamente in trasversale, che più che documentare vogliono essere proprio una suggestione, un invito ad entrare nelle nostre istituzioni per andare a guardare direttamente questi patrimoni. Stessa cosa accade per l'archivio storico del Comune di Modena, che conserva il patrimonio del territorio modenese già dal 1309 circa, e quindi anche qui abbiamo tantissime informazioni, tantissime carte che possono essere consultate però anche su una piattaforma specifica che è Lodovico, dove appunto sono presenti le digitalizzazioni anche delle nostre collezioni. Per orientare in modo chiaro gli utenti ai nostri servizi abbiamo deciso di avere uno schema simile che accompagna sia biblioteche che archivio, e ancora una volta, come vedete, le informazioni che diamo sono veramente molto sintetiche, tanti link, tanti rinvii, e l'idea è quella di essere immediati e chiari per chi ha intenzione di avere informazioni più specifiche. Il nostro invito a tutti i cittadini è chiaramente quello di partecipare alle nostre attività, che variano chiaramente dagli eventi alle mostre per arrivare alle scuole, a iniziative come Nati per Leggere, dove effettivamente i cittadini possono essere protagonisti, perché a loro noi chiediamo di partecipare, donare una parte del loro tempo per far crescere i piccolissimi nel mondo della lettura. E quindi c'è la possibilità, facendo dei piccolissimi corsi, di diventare dei volontari e di lavorare direttamente all'interno dei nostri istituti. Supergroup sono invece i nostri gruppi di lettura, molto apprezzati, a cui abbiamo dato uno spazio dedicato con l'idea proprio di invitare a frequentare questi gruppi che si riuniscono periodicamente all'interno dei nostri spazi con tematiche e proposte chiaramente di vario genere.
I servizi online sono chiaramente un altro elemento molto importante e per le biblioteche e per l'archivio. Abbiamo deciso di dare una mano ai nostri utenti individuando una sede per i nostri tutorial in cui li guidiamo all'uso di queste piattaforme, ma abbiamo anche cercato di mantenere un'uniformità tra la piattaforma e quello che andiamo a spiegare all'interno del sito. Vi ho portato come esempio quello di Bibliomo, che appunto è il nostro catalogo, dotato di uno spazio personale a cui gli utenti accedono con SPID e che ha tutta quanta una serie di funzionalità, tutte da sperimentare e scoprire. Abbiamo scelto di utilizzare le stesse identiche icone che compaiono nella piattaforma di Bibliomo, proprio per dare un rinforzo nell'orientamento ai nostri utenti. Novità e consigli è la sezione dove chiaramente c'è la possibilità di vedere tutto quello che viene acquisito dalle biblioteche, ma anche quello che è presente come novità nella nostra piattaforma di biblioteca digitale, che è Milib, che forse voi conoscete perché è un progetto chiaramente non soltanto modenese ma regionale. E quindi anche in questo caso ci siamo messi dal punto di vista dell'utente. Quello che ci chiedono più spesso è proprio: cosa avete comprato di nuovo in biblioteca, cosa c'è di nuovo sulla piattaforma Emilib, ma anche che cosa ci proponete di far leggere ai bambini e ai ragazzi durante il periodo estivo. E quindi, mettendoci dal loro punto di vista, abbiamo focalizzato la nostra attenzione su questi aspetti. Avremmo voluto avere anche la possibilità di aggiornare questa sezione specifica del nostro sito con le novità che proponiamo sui social, ma questo le linee guida Agit non ce l'hanno più consentito e quindi abbiamo dovuto rinunciare a questa cosa. I nostri contatti abbiamo deciso di renderli particolarmente evidenti, l'invito è come possiamo aiutarti e queste sono alcune delle nostre facce, dei nostri visi. Abbiamo pensato che fosse il modo migliore per metterci in relazione con gli utenti, ai quali chiediamo comunque di inviarci anche i loro suggerimenti e i loro reclami. E quindi l'idea è che ancora l'attività del sito, oltre che naturalmente l'attività all'interno delle nostre istituzioni, sia una forma di collaborazione che ci vede sempre in dialogo con i nostri utenti, con un confronto che può essere sempre costruttivo. Quello che vi ho illustrato qui molto brevemente è al momento per grandi linee il nostro progetto con questo nuovo sito, che è online dal 16 di ottobre scorso, e quindi questo è per noi veramente soltanto l'inizio. Contiamo presto di avere un bookshop a cui stiamo lavorando, di avere la possibilità anche di fare una traduzione multilingue, perché ci sembra giusto proporre anche questa occasione a tutti i nostri cittadini, che non sono soltanto cittadini che parlano la lingua italiana. E naturalmente con questo io vi ringrazio e vi ringrazio ancora di averci dato l'opportunità di raccontarvi la nostra esperienza. Grazie a tutti. Bene, grazie mille Angela.